think if it ain't got the swing. Do da ba da do ba ba do ba ba do scuba do da. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Scoo da ba da scoo ba ba do ba do ba ba do ba ba do. Thank you.
Thank you.
farewell to his mother, Charles Lindbergh climbed aboard the Spirit of St. Louis, the plane he helped design. At 7:52 a.m., Lindbergh set off from Roosevelt Field on Long Island, New York, his goal to fly across the Atlantic. Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight, arriving in Paris in 33 and a half hours. Returning to the States, Lindbergh received a hero's welcome and a Medal of Valor from New York Governor Al Smith. The journey of Charles Lindbergh carried him into the annals of aviation history. Charles Lindbergh, detto Lindy, nel 1927 fu il primo a saltare l'oceano con il suo aereo Spirit of St. Louis. Proprio in quel periodo, nelle sale da ballo di Harlem, nasceva uno stile danzante del tutto nuovo e che ancora non aveva un nome. Lindy Hop, rispose Shorty George quando gli chiesero cosa stesse ballando durante una celebrazione dell'eroica impresa di Lindy. È così che prende il suo nome la più nota e più diffusa delle swing dance. Shorty George, che coniò il nome Lindy Hop, fu il più bravo ballerino agli albori di questo nuovo genere. Era soprannominato Shorty per la sua piccola statura, ma che di certo non lo fermò dal ballare anche con partner, al contrario, note per la loro altezza. La musica cambiava ed il modo di ballare mutava insieme ad essa. Sempre più persone ballavano il Lindy Hop e l'avvento delle big band e della musica swing in tutta la sua espressione definì ancora di più le caratteristiche di questo nuovo ballo. Un connubio perfetto. Musicisti che hanno fatto la storia come Duke Ellington, Count Basie, Chick Webb e grandi voci come quella di Ella Fitzgerald si incontravano nelle sale da ballo e insieme ai ballerini creavano qualcosa di unico e difficile per i tempi che correvano: l'integrazione razziale. Il Lindy Hop fu un fenomeno sociale vero e proprio che avviò un intenso processo di integrazione. Il colore della pelle non era più un motivo di divisione. Tutti erano uniti nell'amore per il ballo e per la musica swing. La più nota e calpestata pista fu quella del Savoy, la sala da ballo con la S maiuscola. Ancora oggi il Savoy viene celebrato e ricordato come il più ricco contenitore di una realtà nuova ed esplosiva. Fu proprio lì che nacquero ballerini di grande portata come Frankie Manning e Norma Miller, che ad oggi sono il simbolo del Lindy Hop. Frankie Manning, in particolare, fu un grande innovatore e diffusore del genere. Fu proprio lui ad introdurre infatti i cosiddetti air step, figure spettacolari con salti ed evoluzioni acrobatiche che resero il Lindy Hop caratterizzato in tal senso. Frankie Manning, nel corso della sua vita, ha insegnato il Lindy Hop a decine di migliaia di persone in tutto il mondo. Lui e la sua squadra di ballerini diventarono noti anche grazie alla vasta produzione cinematografica che li vide coinvolti in scene di ballo spettacolari ed esplosive. La più nota delle quali la ritroviamo nel film Elsa Poppin. Ma cosa fu del Lindy Hop ad un certo punto? Accadde che dopo anni di prosperità, l'avvento del rock and roll e di nuovi stili di jazz come il bebop lo soppiantarono completamente. La cultura cambiò, la musica cambiò e le grandi big band dell'epoca furono sostituite da piccole formazioni di pochi elementi che iniziarono a suonare qualche cosa di diverso. Del Lindy Hop non si seppe più nulla. Ma come mai allora oggi lo balliamo in quasi tutto il mondo? Il merito lo dobbiamo ad alcuni ballerini americani e svedesi, appassionati del genere, che negli anni Ottanta entrarono in contatto con Frankie Manning, che ormai lavorava da anni come impiegato postale, e con Norma Miller, che invece si era nel frattempo dedicata ad altri generi di spettacolo. Li riportarono sulle scene e da qui il Lindy Hop conobbe una nuova era. Ricominciò ad essere ballato da tantissime persone e Frankie Manning fu l'ambasciatore di questa ritrovata cultura, in quanto girò ed insegnò da un paese all'altro del mondo. Oggi lo balliamo in numerosi paesi, dall'America all'Europa, fino all'Asia. In tantissime città del mondo ci sono festival di grandissima portata dedicati al Lindy Hop, dove si possono vedere grandi show e gare di altissimo livello. Insomma, da quasi un secolo ormai, nonostante una parentesi di silenzio, questo ballo impazza nelle sale.
ma facciamo un piccolo passo indietro. Da dove derivano i passi e i movimenti che lo caratterizzano? Cosa si ballava prima di ballare il Lindy Hop? Tra i vari balli dell'epoca, quello che lo influenzò e caratterizzò maggiormente fu di sicuro il Charleston. Ma un momento, cosa vedo? Ehi, dico a te! Sì, sì, proprio a te! Ma perché non ci fai vedere qualcosa? Con quel vestito sei perfetta! E dai, non essere timida! Ehi, ma dove vai? Ma dove stai andando? Fantastico! In quattro! Vai, vai, vai! Signore e signori, vi presento le Charleston Girls. Insomma, amici, che altro dire? Questa che vi ho raccontato, seppur in breve, è la lunga storia del Lindy Hop. Storia che tutti noi ci auguriamo possa durare per sempre. Il ballo e la musica swing sono qualcosa di prezioso e di eterno, che rallegra lo spirito, che ci unisce in qualcosa di condiviso e che ti rende un po' cittadino del mondo. E come diceva Frankie Manning, al Savoy non importava di che colore tu fossi, nero, bianco, verde, giallo o altro. Non ricordo nemmeno di aver mai notato il colore della pelle delle persone. L'unica cosa che ti chiedevano quando entravi era: sai ballare?
Thank you.